schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il solo Money Glitch, ragazzi, quello bestiale, ancora funzionante, ve lo sto portando per un aggiornamento vostro perché ho letto tanti nei commenti, non funziona, non funziona, non funziona, e io preferisco portarvi il video piuttosto che stare lì a rispondere ai vostri commenti. Sì, vi rispondo comunque, come sapete, ai commenti, però preferisco farvelo vedere, farvi vedere le cose come stanno. Proverò anche quello del Givecar, quindi vedremo se funziona o meno. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un Blazer Acqua o un qualunque veicolo speciale che entra nello Santos Custom, e dobbiamo metterci su una qualunque attività rosa o gialla in mappa e caricare due volte il colpo Domus Dei e attendere il caricamento 2d4, il popolamento della sala 2d4, 3d4. Come vedete ragazzi, io apro e richiudo più volte il telefono perché non mi popola subito la sala, e quindi automaticamente bisogna fare così. È inutile che mi dite ah ma a me non me lo fanno, mi carica, non popola la sala. Anche a me non lo fa, ragazzi, come vedete abbiamo lo stile buggato. Comunque dicevo, anche a me a volte non lo fa. Purtroppo dobbiamo stare lì e aspettare con pazienza. È facile dire è patchato, non funziona, sono tutte cazzate che oramai ho già sentito, mi sono pure rotti i coglioni di sentire, quindi evitate di dirle e siamo tutti più felici. Dopo che ci siamo buggati, ragazzi, andiamo allo Santos Custom e facciamo un cambio targa, che è quello più economico. Basterebbe anche cambiare la verniciatura, però quello più economico è un cambio targa. Come avete visto, siamo ancora buggati. Torniamo nel nostro CEO. Io in questo caso mi trovo bene con l'Arcadius perché l'auto la spawna di sotto quando la duplico. Se non ve la spawnate sotto, ragazzi, usate il colpo dell'Ester, usate qualunque altra cosa, i cerchi azzurri sulla mappa, ci sono tante opzioni per far spawnare l'auto. Quindi a questo punto saliamo sull'auto, premiamo freccia destra, entriamo nella nostra officina. Dobbiamo avere l'officina perché se no il glitch non possiamo farlo, ragazzi. Quindi a questo punto entriamo nell'officina, facciamo un cambio targa. In questo glitch dovete usare targhe personalizzate, ragazzi, perché altrimenti vi usciranno fuori tutte targhe clone e sarà un macello. A questo punto risalite in auto, premete freccia a destra e tornerete in garage. Per la targa, ragazzi, veramente usate la targa personalizzata perché altrimenti avrete problemi con il blocco giornaliero. Andatevi a guardare la guida sul blocco giornaliero, ragazzi. Ce l'ho sul canale, anzi adesso ve la linkerò qui in alto a destra, ora. E a questo punto, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete uscire. Allora, se non vi spawna sotto, avete il colpo di Lester e entrate nel colpo di Lester, vi troverete in un appartamento possibilmente lontano dalla Maze Bank. Ok, ragazzi, perché se è troppo vicino l'auto non vi spawna. E vi troverete l'auto sotto casa, cancellate l'Ester e vi troverete l'auto sotto casa. In questo caso io non ne ho bisogno, non uso l'Ester, vado a rimettere l'auto in garage e vi faccio vedere che la duplicazione è avvenuta, ragazzi. Il glitch è perfettamente funzionante, mi sembra che sia mezzogiorno e 43, mezzogiorno e qualcosa, insomma non mi ricordo, mo ve lo faccio vedere la data, Come vedete la duplicazione, eccola qui. Adesso vi faccio vedere la data, almeno siete tutti più felici. E come ho già detto, il glitch è perfettamente funzionante, ragazzi, quindi non andate cercando stronzate o cose. Se avete bisogno di un consiglio chiedete
e vi aiuto, però non mi dite pacciato e pacciato e pacciato. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.